chi ti faresti autografare il casco? Da Tony Cairoli. Qual è il tuo numero sul casco e perché? 33, perché mi piace il numero 3 e poi se lo giri di 90 gradi sembra MM e Marco Melandri. Il tuo casco, vedere ma non toccare? Assolutamente sì, sono gelosissimo. Hai mai fatto provare il tuo casco a qualcuno? Se sì, a chi? No, mai. A chi non faresti mai indossare il tuo casco? A chiunque. Hai qualche scaramanzia legata al casco? No, però mi piace che lo tocco solo io, se no Oberdan Enrico o il Cyborg, quello che viene come amico del camper. Quando sei fuori pista, che tipo di casco preferisci? Indosso quasi esclusivamente quello da cross, perché vado sempre con la moto da cross. I tre requisiti basilari per fare di un casco un buon casco? Ma sicuramente la sicurezza è il requisito principale. Poi il comfort deve essere comodo e deve piacerti, perché se ti piace lo rispetti ancora di più. Con il tuo casco andresti? In moto? Il tuo casco in tre parole? Bello, comodo e lo ringrazio. Una cosa che hai in comune con il tuo casco? Ci piace andare in moto tutti e due. Se il tuo casco fosse una persona sarebbe? Un buono di sicuro. Quando chiudi la visiera del casco prima di entrare in gara, a cosa pensi? Ad andare il più forte possibile. Come fate a mettervi le dita nel naso con il casco? Ho imparato una tecnica infallibile. Ti sei mai addormentato con il casco in testa? Sì, appoggiato al pannelli dietro la seduta del box. Chi guida senza casco è? È un folle. Se uno non mette il casco per non spettinarsi? Un coglione. Un casco scomodo può influire sulle prestazioni di guida? Deve essere molto molto scomodo, perché una volta che guidi sei molto concentrato e l'adrenalina, diciamo, ti riporta a concentrarti su quello che fai, però soprattutto una buona visuale. Se usi il casco sei uno che ha la testa, se non lo usi che tipo di testa sei? È di casco. Tu e Nolan, amore a prima vista? Sì, sono sempre stato Nolan da quando ero bambino e sono veramente orgoglioso. Cos'ha Nolan in più rispetto agli altri marchi? Credo la capacità di seguire noi piloti e di prendere qualsiasi nostra lamentela come consiglio e non come lamentela. Questo credo che sia stato il segreto per crescere e fare dei bei caschi come produzione di serie. Da quanti anni sei fedele a Nolan? Avevo 12 anni, mi pare, la prima volta. Nolan in una parola? Spettacolare. Dimmi tre cose che ti vengono in mente quando senti Nolan. Il mio casco, il mio casco. La tua prima volta su una moto? 4 anni. Hai mai pensato di aver sbagliato mestiere? No, mi ci sono trovato dentro senza rendermene conto. A 300 km all'ora a cosa pensi? A cercare il punto giusto per frenare. Giro in moto o in giro con una super gnocca? Di giorno in moto sera con la gnocca. Se non fossi un pilota chi saresti? Ho avuto la fortuna di essere pilota da molto giovane, quindi non ho avuto tempo di pensare cosa fare. Cosa vuoi fare da grande? Il pilota.